Bambus è un soprannome per dire bamba, cioè droga. Maria è stata messa in contatto con Bambus dal suo vecchio intermediario che ci portava la cocaina. Lui ha portato a Maria, mi sembra, nel mese di giugno a Ponte Milvio, la bustina di cocaina in cambio di prestazioni sessuali. Io ho incontrato Bambus con Maria mentre andavamo a Ponza. Con Bambus ho avuto rapporti sessuali orali. Io mi sdoppio quando faccio queste prestazioni. Io ho maneggiato la droga ma non l'ho passata a nessuno. Era Maria che la comprava. Non nego che quando ce l'avevo sotto gli occhi non la usassi. La prima volta l'ho usata a Ponza a luglio. Ciao, come stai? Tutto ok, tu? Tutto ok, dove sei? Piazza Fiume. Ci vogliamo vedere da sola. E la tua amica buona? Possiamo tra un'oretta. Ok, ti faccio sapere tra poco. Allora? È troppo tardi, non posso. Alle 17.30 ho un appuntamento. Se era prima si poteva. E domani organizziamo? Sì, ma alle 16.00. Ma se viene anche la tua amica, come venite? Veniamo in tre, se no in taxi. Comunque vorremmo tanti regalini buoni. Tranquilla per il regalino. La mia amica è vergine, però. Cosa vuoi dirmi con la mia amica è vergine? Non posso farci niente? Si fa <sussurra> sverginare da me, allora? Ora ci sto andando a parlare, però dobbiamo concordare alcune cose. Ok, dimmi. Dove dovremmo venire? Ci rimborsi il taxi? E quanto saresti disposto a darci? Ok, per il rimborso, vi do quello che tu sai più 100. Però ci dovresti dare almeno 4 di quello che tu sai. Ok, a che ora ci vogliamo vedere? Ok, ma lei ci deve stare, eh? Ha detto va bene. Il contatto con Bambus ce l'ha dato Nunzio. È vero che ho offerto la droga ad Anna altre volte. Lei mi assillava perché la voleva. Sia io che Anna abbiamo avuto rapporti sessuali con Bambus. Ma non mi ricordo quanto ci ha pagato. Lui con Anna ha avuto rapporti sessuali in Viale Parioli e con me all'interno di un albergo piuttosto lontano. Io e Anna non spacciavamo. Abbiamo offerto cocaina una sola volta a Ponza a due amici che ce l'hanno chiesta. La cocaina l'abbiamo offerta gratis. In quella circostanza l'abbiamo comprata da Bambus. Amore! Oi, Mimmi! Buongiorno, Palletta! Buongiorno! Senti, io sto già con Anna! Ah, ok, state in giro? No, stiamo a farci le, le cose! Ah, le Gpingi Bomb! Dove state a farvele? A Villa Chigi! Ah, ho capito, va bene! Dai, sto arrivando da quelle parti, tesoro! Beh, mi ci metti? Ci metti? Già ci sei, già ci stai, micia. Io la mattina mi sveglio e vi metto subito! Ok! Dammi dieci minuti, allora, così ti guardo un po' l'annuncetto, va? Ciao, Mimmino! Ciao, 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 ciao! Amò, chiama Antonello, ecco il numero. 328-400 euro, vo due insieme. Fai uno squillo che ti richiama. Poi questo è Augusto. Sempre 400 euro insieme, un'oretta. Stellina, ma quello di ieri con la Smart viene alla stessa ora. Chiamatelo per conferma. Confermato, grazie a mimic. Grazie a voi, Amorucci. Ci diamo una mano, a voi 2,50. Questo 328 54 Ore 18 e 30. Quanto ci dà? Aspetta che ci sto litigando. Comunque dovrebbe essere 3,30. State attente, stelline, ok? Ok, tranquillo. Mimmi, ne abbiamo fatto uno solo. Per oggi basta. Ok, va dato 300. Ok, a domani. Pronto? Ciao, ho letto l'annuncio su Bacheca. Quant'è per l'orale? 120. Con i... Sì. E si può fare anche con i piedi? Con i piedi? Sì. Che significa? Una... Con i piedi? Ah, sì. Che numero porti di piedi? 38. E ti posso anche co no, no. sui piedi o ti dà fastidio? No, no. E come facciamo? 120 solo piedi o come? 120 sono solitamente i preliminari, quindi quello che vuoi fare è 120 comunque. No, vabbè, dico se facciamo con i piedi e arrivo, poi è finita. Eh sì. Quindi devo scegliere o bocca o piedi. Eh? Devo scegliere una delle due, allora: o bocca o piedi? Sì, giusto. Ok. Tu fino a che ora ci stai? Io lavoro fino alle 8. Sì, fino alle 8 più o meno. Quindi non ce la facciamo allora? Cosa? Io alle 8 finisco di lavorare. Eh, ma più tardi non posso, mi dispiace. Allora ci dobbiamo sentire domani. Va bene, ciao. Pronto? Ciao, avevo letto l'annuncio. Mi puoi raggiungere adesso? Ma non ci sono foto, tue. Alta, mora, tettona. Alta, mora, tettona. Sei studentessa? Eh. Sei studentessa? Sì. Quanto vuoi? 120 orale scoperto o 150 tutto? 150 tutto che significa? 150, rapporto completo senza lato B. Coperto il rapporto? Sì, coperto. Ah, ok. Scoperto quanto vuoi? Niente, non lo faccio. Dai, sto scherzando. Vabbè, sei carina? Sì. Eh? Sì, sì. Ok, quindi 150 tutto. Tra quanto pensi di arrivare? Eh, penso di arrivare in 20 minuti. Basta che sei carina, però. Sì. A dopo, ciao. Pronto? Ciao, senti, ti sto chiamando per l'annuncio. Sì, ciao. Ciao, senti, volevo sapere qualcosa? Sì, tipo? E tipo, cosa fai? E, orale scoperto fino alla fine. Sì? Dove sei? E, zona parioli. E quanto prendi? 120. Col massaggio o non fai massaggi? Non ci ho mai provato. Fai solo rapporti orali allora? Sì, vabbè, qualcos'altro, insomma. Vabbè, ok, ti ringrazio. Ciao.